Michele D'Agostino, che arriva dalla provincia di Bari, è un consulente di cucina con una grande esperienza e oggi fa parte della giuria tecnica della gara singola di cucina calda, quindi gara individuale. I ragazzi alle nostre spalle stanno già lavorando, hanno già iniziato. Come sono organizzate queste giurie? Allora, in questa giuria abbiamo due assistenti di giuria che rivengono da corsi per giudici e quindi fanno degli stage con noi che stiamo operando essendo già giudici internazionali. Abbiamo poi due commissari di gara che invece sono direttamente nelle postazioni e controllano la mise en place, se hanno attivato l'HACCP e se hanno portato materiale già cotto, crudo e come lo hanno portato. E poi alla fase finale abbiamo quattro giudici, fra cui io, che controlliamo un po' tutto ciò che avviene e alla fine mettiamo dei voti sulla degustazione del piatto. Michele, avete già cominciato a assaggiare qualcosa? Sì, abbiamo già fatto due piatti e adesso le batterie vanno a 15 minuti una dall'altra e quindi volta per volta faremo gli assaggi, la degustazione e valuteremo i vari piatti. Per quanto riguarda il singolo piatto portato in gara, ci sono delle regole alle quali bisogna tenersi? I ragazzi possono fare carne, pesce, primi, non ci sono, ognuno sceglie quello che è nelle sue corde? Sì, dipende da quello che pensano di fare. Noi abbiamo creato tre categorie: K1 è il piatto creativo, quindi anche riveniente dalla tradizione ma rivisitato in chiave creativa. Il K2 è un piatto della tradizione che deve essere presentato così come è stato tramandato dai nostri avi, magari con delle accortezze moderne di cottura e quant'altro. Il K3 è un dolce, quindi può essere un dessert a piatto. Questo è quanto loro devono fare, noi poi valutiamo volta per volta se sono stati nel regime o sono andati fuori regime. Benissimo, allora grazie per tutte queste informazioni Michele D'Agostino e buon lavoro alla giuria. Grazie a voi.